Lo scrittore Paolo Sessa ha presentato ieri pomeriggio nella Sala Messina Jarre la sua ultima fatica letteraria. Specchio delle mie trame, così si intitola l'opera, è una silloge di sei racconti che ruotano tutti intorno ad un modo diverso di guardare se stessi, uno specchio di fronte al quale la personalità si sdoppia e smarrisce il lettore. C'è Kafka nel libro di Sessa, ma a tratti spuntano anche Edgar Allan Poe, Joyce e i mondi dell'assurdo teatrale di Beckett. Vive sull'Etna Paolo Sessa ed oltre che di letteratura si interessa anche di storia siciliana e linguistica applicata. La presentazione di ieri è stata arricchita dalla lettura di alcune pagine del libro a cura dell'attore Antonio Starrentino. Specchio delle mie trame offre la possibilità di vedere l'altro dentro se stessi. Specchio delle mie trame è una sorta di viaggio all'interno di un sentimento diffuso nella società contemporanea che è il disagio esistenziale che ciascuno dei personaggi all'interno dei sei racconti vive in modo diverso, con una costante che poi è quella, come dire, che accomuna un po' tutti gli esseri umani, e cioè dire la sofferenza davanti a ciò che ci è sconosciuto. Ogni personaggio ovviamente vive questa esperienza in modo, come dire, profondamente personale, ma la sofferenza è comune a tutti, insomma. Non è un libro molto allegro, però è un libro nel quale ogni lettore può ritrovarsi, può ritrovare le proprie false dimenticanze, può trovare le proprie rimozioni, può trovare quei sentimenti che ha voluto cacciare pian piano durante la sua vita perché lo facevano stare male, e purtroppo all'interno di questo specchio impietoso se le ritrova tutte quante.